sono dell'associazione Pacianca, che è uno dei tre soggetti che ha creato questo progetto insieme alla cooperativa Pacianca, l'associazione Vivere, di cui abbiamo autorevoli rappresentanti. Abbiamo i due reggitori di nastro che sono protagonisti attivi del mattatoio. Un bel applauso, grazie. Io mi congedo dicendovi che da tra pochi secondi questa deve essere anche casa vostra. Giusto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco per avermi dato l'opportunità di inaugurare insieme a voi ovviamente questa cittadella del volontariato, ma soprattutto questo nuovo locale, perché è un nuovo locale sostanzialmente. Io l'ho visto crescere all'inizio e è cambiato tantissimo. I ragazzi del Pacianca, se così posso chiamarvi, hanno fatto uno splendido lavoro. Ragazzi del 99. Sì, ragazzi del 99 oggi, però sempre ragazzi del Pacianca sono, e devo dire che hanno fatto veramente uno splendido lavoro, quindi un vero ringraziamento va a loro. Questa è la cittadella del volontariato, ma il volontariato nel vero senso della parola, e vedo con tutta la gente presente è sicuramente un punto di riferimento per la città, un punto di riferimento per il sociale, per tutto quello che è l'associazionismo, e in questo momento si vede quanto il ruolo della politica ha assunto delle responsabilità importanti, perché questa struttura nasce con un lavoro fatto negli anni passati, non è stata l'amministrazione Lancione, ma nasce con le altre amministrazioni e si conclude oggi con ovviamente l'amministrazione Martano con questa inaugurazione. Però è un percorso dove comunque dal punto di vista della comunicazione, della sinergia, delle idee importanti e giuste da portare avanti sono state portate avanti. Quindi un grazie a tutti, grazie Silvio per avermi dato questa opportunità, grazie Emanuele Olia, insomma mi auguro che tu nella tua attività assessorile riesca a portare avanti sempre iniziative così importanti. Grazie. L'idea originaria quando si strutturava la cittadella del volontariato, e Antonio era nella giunta precedente, mi era venuto in mente che un bar potesse essere un posto interessante, poi mi era venuto in mente anche un bar bianco, ma tutti quelli con cui ho parlato mi hanno dissuaso, non so perché, sono l'unica astemia evidentemente. Vabbè. Così, no, bar bianco, un'idea. Un bar destinato al fallimento. Destinato al fallimento, bianco, vabbè, così. E quindi poi appunto io ho cessato di fare l'assessore, Maria Gallo ha preso un pezzo di testimone, poi il resto direi che è proprio la fase di trasformazione. Grazie agli uffici anche. Di grazie. Realizzazione. C'è qui Loredana che sicuramente ha seguito tutta la parte concreta, quindi diciamo ci è voluta la volontà di molti e l'entusiasmo dei destinatari finali e la volontà veramente di portare a termine questa cosa per arrivare fin qua. Concludo il trittico degli interventi innanzitutto con un ringraziamento, perché queste sere passate insieme con voi, con altre persone che questa sera non ci sono, ci hanno dato l'esatta misura di quello che stiamo facendo. Noi di Vivere siamo estremamente felici di questa esperienza, che seppur sia all'inizio. Questo è un caso vincente di volontariato. Il volontariato è una cosa bella, non solo perché riempie l'animo, ma perché dà dei risultati concreti, e se volete in questo caso è molto divertente, e lo sarà per tutti quelli che verranno qui. Riceveremo gioia e serenità da tutti quelli che vogliamo e che verranno, scusate. Per cui auguri a noi, auguri a voi, e che sia una grande annata questa per l'ex mattatoio e per tutti noi. La Compagnia di San Paolo un aiuto ce l'ha dato, quindi un ringraziamento anche a loro. Sì, presentiamo anche lo staff. Sì, i ragazzi che lavorano con noi. Emanuele. Di là c'è Davide, Marta. Sara.
grande cuoco chef Stella 2014-15, Luca! Grazie di tutto! Grazie! A lavorare.